molto importanti. Trovo molto opportuno il riferimento che l'onorevole Billi ha fatto al tema dell'interesse nazionale e anche al tema dell'Europa, perché effettivamente i temi di cui oggi discutiamo sono temi per nulla teorici, ma sono questioni sulle quali è bene che specialmente a livello parlamentare, come sa bene l'onorevole Formentini, con il quale abbiamo avuto tante occasioni di lavoro comune, è bene che innanzitutto a livello parlamentare vi sia grande consapevolezza delle questioni in gioco. Vorrei brevemente così contribuire a indicare quelli che sono le questioni principali di cui i capi di Stato di Governo dell'Alleanza saranno chiamati a discutere a Vilnius fra circa 3 settimane. Il vertice si tiene l'11-12 di luglio. Siamo in dirittura finale. La settimana scorsa si è tenuta un'importante riunione dei ministri della difesa a Bruxelles. Poco prima c'era stata ad Oslo un'ultima ministeriale esteri informale, quindi siamo nella fase finale in cui le varie questioni acquistano granularità e vengono definite. I grandi argomenti a Vilnius saranno, io direi, essenzialmente 4 e poi con il colonnello Impegno cercheremo di presentarli adeguatamente. Il primo, l'Ucraina, quindi cosa fare con l'Ucraina, cosa la NATO possa meglio di più fare con l'Ucraina. Il secondo tema è quello dell'adattamento della postura di deterrenza e difesa alleate. Il terzo è quello dell'adeguamento degli impegni di spesa per la difesa dei Paesi membri. E infine il quarto, sono ovviamente categorizzazioni molto così generali, ma insomma spero che servano a far capire, il quarto invece è il tema dei partenariati, quindi come aggiornare i rapporti politici di cooperazione tra l'Alleanza e i principali paesi partner. Punto numero uno, Ucraina. Naturalmente fin dall'inizio, fin dall'aggressione russa all'Ucraina di fine febbraio 2022, l'Alleanza Atlantica si è interessata alla vicenda ucraina dal punto di vista delle sue ripercussioni sulla sicurezza e sulla difesa dell'area euroatlantica. L'Ucraina non è membro dell'Alleanza, ma la sua sicurezza è rilevante per noi, sia politicamente che dal punto di vista operativo. Sapete bene, meglio di me direi, gli sforzi che l'Italia, che il governo italiano, che le maggioranze, che il Parlamento poi in realtà hanno fatto per alimentare in questo anno e mezzo una grande e generosa linea di sostegno all'Ucraina. Dal punto di vista dell'Alleanza Atlantica sono da definire a Vilnius due questioni. La prima è in che modo e in quali termini e in quali dimensioni l'Alleanza possa continuare a aiutare lo sforzo militare dell'Ucraina. Come, quanto e in che modo? La seconda questione inerente all'Ucraina è ancora più complessa della precedente, perché in fondo la precedente, tutto sommato, il come aiutare, il quanto e quanto a lungo è qualcosa che attiene alla volontà politica dei Paesi membri, e mi sembra che su questo vi sia una, come dire, una solida posizione transatlantica di sostegno. Più delicato invece è il secondo aspetto, ovvero come aggiornare le relazioni politiche fra NATO e Ucraina. Fin da tempi ormai remoti, fin dal 2008, il vertice NATO di Bucarest del 2008 sancì il principio secondo cui Ucraina e Georgia diventeranno un giorno paesi membri dell'Alleanza. Quindi la decisione sulla traiettoria di ingresso dell'Ucraina e della Georgia nell'Alleanza è una decisione presa molti anni fa e mai contraddetta, mai modificata, anzi numerose volte confermata in tutte le occasioni. Anche se poi nel 2008 si disse
ci dovrà essere un passaggio ulteriore, ovvero il Membership Action Plan, che è quel processo che normalmente è previsto per i paesi, e ce ne sono stati evidentemente molti, che via via entrano nell'alleanza, per dare il tempo a questi paesi, da un lato, di maturare una volontà politica più solida e che in qualche modo vada oltre le maggioranze politiche per loro natura transeunti, e dall'altro dia modo a questi paesi di percorrere una traiettoria di riforme, di modernizzazione che li mette in condizione di assicurare una vera interoperabilità con i paesi già alleati. Naturalmente i paesi che entrano nell'alleanza sono stati storicamente molto diversi fra di loro. Abbiamo avuto paesi che avevano delle capacità istituzionali e militari molto molto ancora immature, oppure abbiamo avuto paesi come recentemente la Finlandia e ci auguriamo la Svezia, assolutamente su livelli di capacità, se non paragonabili, quantomeno interoperabili con noi. Quindi poi il Membership Action Plan è qualcosa che a fisarmonica è stato adattato alle varie situazioni, oppure nel caso di Svezia e Finlandia non c'è nemmeno stato, perché non è, a differenza di quanto avviene in ambito europeo, in ambito alleato, le procedure sono estremamente rudimentali e semplici. Cosa fare con l'Ucraina? L'Ucraina ha chiesto, e naturalmente non rivelo nulla di particolarmente riservato, l'Ucraina ha chiesto in tutti i modi, a gran voce, di declinare questa apertura dell'Alleanza Atlantica all'ingresso di questo paese con qualche maggiore dettaglio, qualche maggiore condizionalità. Gli ucraini lo chiamano algoritmo, cioè chiarire qual è l'algoritmo di entrata nella NATO. Su questo c'è, non solo da parte italiana, ma da parte della maggior parte dei paesi alleati, grande prudenza, nel senso che ci si domanda quale sia in realtà il reale vantaggio o la reale necessità di definire sulla base di maggiori dettagli questo percorso di ingresso. Fermo restando, ripeto, che la decisione politica è stata presa a suo tempo e non è stata mai oggetto di revisioni in nessun modo. Quindi la volontà politica sia italiana che degli altri alleati è assolutamente chiara e cristallina. Il tema di cui si discute è se valga la pena entrare in questo tipo di ragionamenti o non sia meglio in questa fase storica invece concentrarsi sull'aspetto del sostegno militare, che poi è la cosa veramente esistenziale dal punto di vista ucraino. E quindi naturalmente si ragiona sulla richiesta ucraina di maggiori dettagli rispetto alle condizionalità d'ingresso, sulla richiesta sempre ucraina di garanzie di sicurezza, che però non è molto chiaro come potrebbero essere declinate rispetto al futuro articolo 5, cosa si intenda veramente per garanzie di sicurezza. Sono temi ancora aperti. L'impressione è che vi sia da parte alleata la consapevolezza che il più grande bene da difendere oggi come oggi è la nostra compattezza politica. Chi come l'amico professor Lucioli, sottoscritto, e tanti altri hanno masticato, hanno frequentato la NATO per tanti anni, penso che possa rilevare come ci sia raramente stata in altri periodi storici quella stessa compattezza politica, quella stessa convergenza di interessi, quella stessa consapevolezza della indivisibilità della sicurezza comune che abbiamo potuto apprezzare nell'ultimo anno e mezzo. L'Alleanza Atlantica è nei suoi obiettivi fondamentali, nei suoi interessi fondamentali, oggi più coesa che mai, lo possiamo dire senza particolare retorica, perché è la situazione geopolitica che ci ha portati a privilegiare le cose importanti. Quindi credo che questa unità sia il principale bene da difendere e che su questo vi sia ampia consapevolezza. Il secondo punto che citavo è quello dell'adeguamento della postura. Su questo lascerei certamente parlare con l'impegno, ma vorrei
osservare anche che in realtà, come forse è normale e fisiologico in ambito militare, nei 74 anni di vita dell'Alleanza gli adattamenti della postura sono stati una costante, perché evidentemente il mondo cambia, le sfide cambiano, le tecnologie cambiano, il quadro geopolitico di riferimento è in continua evoluzione, per cui in fondo quando parliamo di adattamento della postura dell'Alleanza non diciamo nulla di particolarmente sorprendente. E anzi, credo che anche da questo punto di vista le decisioni assunte nell'immediato seguito della invasione russa del febbraio scorso, dell'anno scorso, le decisioni assunte in materia di attualizzazione dei piani di contingenza militare e apprestamento strutture di comando e controllo dell'Alleanza che servono a garantire la sicurezza alleata in un'ottica prettamente difensiva e non escalatoria, questo ci tengo a sottolinearlo, ebbene tutto ciò testimonia della vitalità dell'Alleanza sia dal punto di vista politico, come dicevamo prima, ma anche dal punto di vista militare. Quindi l'adattamento della postura, ripeto, sempre con una logica difensiva, graduale e non escalatoria, è qualcosa che anche i nostri capi di Stato di Governo a Vilnius continueranno in qualche modo a implementare. Punto numero tre, le spese per la difesa. Giunge a maturazione quest'anno, sarebbe l'anno prossimo in realtà, quell'arco decennale che fu preso in considerazione nel 2014 al vertice del Galles, quando vi fu il celebre impegno dell'Alleanza a tendere al 2% di spesa della difesa sul PIL. Sottolineo tendere, to move towards. Quindi non era un obiettivo inteso come livello quantitativo cogente, ma era un impegno aspirazionale. Quindi in questo senso credo che l'Italia abbia onorato pienamente i propri impegni attraverso circostanze, voi lo sapete meglio di me, non facili di finanza pubblica, quindi credo che l'Italia possa essere orgogliosa degli sforzi che ha fatto, anche perché nel frattempo abbiamo pienamente raggiunto gli altri due obiettivi, quelli delle capacità, cioè il 20% di spesa della difesa sul 20% di spesa per investimenti nella spesa per la difesa e soprattutto ancora di più i contributi reali a operazioni missioni NATO. Quindi naturalmente la situazione geopolitica richiede un aggiornamento di questi impegni. Cosa voglia dire questo aggiornamento? È esattamente ciò che sapremo, perché cosa voglia dire l'aggiornamento, specialmente quando si parla di cifre, le chiacchiere stanno a zero, poi bisogna quantificare. Noi crediamo però che debba rimanere, crediamo come governo italiano, che debba rimanere la natura graduale, progressiva e aspirazionale degli obiettivi, cioè non avrebbe senso, non sarebbe neanche conforme ai meccanismi istituzionali dell'Italia e di altri paesi assumere improvvisamente impegni irrealistici. Certamente il trend è quello, e credo che anche il Presidente del Consiglio lo abbia detto recentemente in maniera molto chiara, cioè il trend è quello, non perché l'abbiamo deciso noi, ma perché il mondo va in quella direzione, ma come ci si arriva, quello verrà discusso. Infine, quarto punto, i partenariati. Certamente avremo a Vilnius i paesi dell'Asia Pacifico, quindi Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda e Australia, avremo naturalmente l'Ucraina, avremo gli altri paesi maggiormente fragili del nostro vicinato orientale, quindi la Georgia, la Moldova e la Bosnia. E avremo naturalmente l'Unione Europea, quindi i principali partner politicamente importanti dell'Alleanza, e avremo la Svezia, ancora adesso invitato o partner, che ci auguriamo possa entrare al più presto. Per adesso non abbiamo ancora la presenza di partner del Sud, ma certamente al di là poi di quella che è la coreografia del vertice,
L'Italia ha molto lavorato sia sulla sua componente politica che in quella militare per il famoso approccio a 360 gradi alla sicurezza, nel quale crediamo molto noi, che ci credono molto anche gli americani e gli altri alleati principali. Per cui noi diciamo che questo approccio olistico deve certamente abbracciare tutte le direzioni strategiche, comprese quelle del Mediterraneo allargato. Quello per noi ovviamente è un punto molto molto significativo.